Ecco ora il secondo frammento del racconto I baffi bianchi di Natalia Ginzburg. Ero persuasa che mio padre avrebbe presto scoperto che a scuola non mi accompagnava nessuno. La sua collera usava battersi sulle bugie di mia madre con la furia di una bufera, e io odiavo d'essere all'origine una lite fra i miei genitori. Era la cosa che odiavo e temevo di più al mondo. Non ero studiosa. Mio padre ai miei studi non si interessava, avendo, come spesso dichiarava, altro da pensare. Lo preoccupavano invece gli studi di un mio fratello, maggiore di me di qualche anno, che non aveva voglia di fare niente, cosa che lui faceva perdere il lume degli occhi. Il terrore aveva per me i tratti di mio padre, la sua fronte aggrottata, le sue lentiggini, le sue lunghe guance rugose scavate, le sue sopracciglia arruffate e ricciuto, la sua torva spazzola rossa. Dovevo andare a scuola da sola, così aveva deciso mia madre. Avrei potuto rivelarlo a mio padre, ma una simile idea la scartavo subito, con spavento. Sarebbero scoppiate bufere, nelle quali anch'io sarei stata travolta. La bugia di mia madre sulla donna di servizio che mi accompagnava stranamente resisteva. Era una delle sue rare bugie dotate di una forza vitale. Hai buttato giù qualcosa di caldo? Chiedeva mia madre dal suo letto. Non rispondevo, la castigavo con freddo silenzio. La castigavo di mandarmi a scuola sola, di avermi comperato una penna stilografica che perdeva l'inchiostro, di farmi portare un cappotto che lei trovava ancora buono e che io trovavo orribile. La castigavo perché diceva il merendino. Perché diceva il ginnasio con una N sola e perché non aveva giorno di visita, come avevano, a quanto aveva preso con profonda desolazione, tutte le madri delle mie compagne. La castigavo, me ne andavo senza baciarla. Prendere prima d'uscire qualcosa di caldo e non parlare con nessuno per strada erano le due cose che mia madre mi ripeteva più volte nel corso della giornata. La strada era piena di nebbia e quanto mai ostile e silenziosa. A quanto avevo capito, mia sorella l'aveva convinta a mandarmi a scuola da sola, perché io ero, forse le aveva detto, troppo un impiastro e loro mi davano un'educazione da preti. Avevo più volte sentito mia sorella criticare aspramente la mia educazione. Non serbavo rancore a mia sorella. Tutto il rancore lo destinavo a mia madre, che aveva fatto di me un impiastro e poi mi abbandonava per strada. Da questa lettura emergono le figure dei genitori. Il padre, il despota della famiglia, è certamente molto autoritario, ma nei confronti della figlia minore, Natalia, è soprattutto indifferente. Pare che niente di lei possa interessarli. Invece, il rapporto con la madre è più contraddittorio, perché passa dall'averne di bisogno all'incolparla delle sue mancanze. Per cui, nel complesso, quello che possiamo ricavare è un profondo senso di solitudine della ragazzina. Pensiamo un poco, quante di noi come Natalia sono state fortemente condizionate nella loro crescita dai rapporti all'interno della famiglia.